Un elicottero del 118 sta rientrando poco dopo l'ora di pranzo dalle montagne vicentine delle Piccole Dolomiti alla piattaforma d'atterraggio all'ospedale di Vicenza. A bordo una giovane alpinista recuperata in condizioni estreme dopo che stamattina si era avventurata su un'arrampicata su una delle pareti rocciose naturali del Monte Cornetto sulla catena del Sengio Alto. La ragazza, insieme ad altri compagni di escursione equipaggiati per affrontare la salita fino a quota oltre 1800 metri, sarebbe rimasta vittima di un incidente. Da qui l'immediato segnale di allarme inoltrato alla centrale operativa per le emergenze, che ha avviato la sua volta alla procedura di soccorso. Un infortunio serio, un arto con probabile frattura che di fatto ha bloccato la persona in difficoltà tra le rocce, in un posto difficilmente raggiungibile dagli specialisti del soccorso alpino e comunque non in tempi brevi, a cui vanno aggiunte dall'alto indici di pericolosità del recupero una donna incapace di deambulare. Solo l'invio di un velivolo con personale specializzato ha permesso di raggiungere la malcapitata e tirarla in salvo, con il supporto del team del CNSA di Schio.